È stato bellissimo varcare questi cancelli, sai cosa rappresenta per me questa società, cosa rappresenta e ha rappresentato questo centro sportivo e sono contentissimo. Speriamo di meritarcelo tutti insieme. Sono orgoglioso che la scelta sia ricaduta su di me, ringrazio la società, da Paola, Ricky, Danse, soprattutto Angelo Carbone che è stato il primo a credere in me l'anno scorso a offrirmi questa opportunità. È una categoria molto, molto importante, però è un'avventura che va affrontata con grande serenità. Sono cresciuto tantissimo nel quotidiano, nel rapportarmi con loro. Nella loro età sono un libro aperto, dalle loro ansie, dalle loro paure, e mi hanno arricchito molto. È stato un anno determinante, sia dal punto di vista umano, ma soprattutto anche dal punto di vista da campo, tecnico, dove mi ha permesso di provare, di sperimentare, di conoscere. Imparare non si finisce mai. Sono fortunato che sono molto curioso di capire, di imparare. Nel settore giovanile veramente c'è una struttura di alto livello, dall'area medica all'area video. Veramente i ragazzi crescono in un ambiente sano e all'avanguardia. Abbiamo il calendario pressoché uguale alla prima squadra, dove in 2 o 3 mesi ci saranno tantissime partite e pochissime pause. L'obiettivo reale in questo momento della squadra che bisogna porsi è creare una mentalità, creare quel senso di appartenenza e trasmettere dei valori importanti ai ragazzi. L'aspetto tecnico-tattico secondo me subentrano successivamente, adesso bisogna gettare le basi e creare un'anima che sicuramente nei momenti di difficoltà aiuta e uscirà fuori, però senza cuore, senza anima si farà fatica. Poi indubbiamente bisogna cercare di lotteremo per vincere e soprattutto e convincere, perché questa società è sempre abituata a richiedere un calcio di un determinato livello, però ci sono dei valori soprattutto in questa società e nello sport che sono imprescindibili e bisogna metterli nella testa dei ragazzi. Già se iniziamo a capire dove siamo e che maglia indossiamo, secondo me getteremo delle buone basi. È una maglia prestigiosa che va rispettata, onorata, non ogni domenica, ma nel quotidiano. Penso che l'allenatore poi, la squadra rispecchi sempre un po' il proprio allenatore. Io sento un senso di responsabilità molto forte nei confronti della società, questo indubbiamente. Sono in un'età molto, molto importante, sono a un bivio della loro carriera dove devono decidere cosa vuole fare da grande, no? E per intraprendere questa professione, che è la professione forse più bella del mondo, indubbiamente bisogna fare dei sacrifici, bisogna essere professionali. Ma tutto ciò bisogna meritarselo, perché non siamo in una prima squadra. Con i ragazzi cercherò di essere più sincero e leale possibile e di dargli una mano in qualsiasi momento. Troveranno sempre un amico, un compagno, no? Su cui fare riferimento, però su determinati valori non si transige, diciamo.